Buongiorno e bentornati al canale Gamma Zinc. Quest'oggi vi parlo di un'intera gamma di aspiratori usciti da poco, della RecoPower. Vi voglio ricordare di lasciare un like e di iscrivervi al canale e attivate anche la campanella così almeno vi arrivano le notifiche. Importantissimo, se volete sapere qualcosa in più, scrivetemelo nei commenti, così almeno nei prossimi video posso rispondervi, posso farvi anche dei video dedicati. Se la domanda che avete posto è abbastanza articolata da farvi un video, se no, guardate nella pagina Instagram o Facebook di Gamma Zinken, che spesso e volentieri le domande che mi fate vengono spiegate lì con dei post dedicati. Quest'oggi vi parlo di questa nuova linea di aspiratori. Sono aspiratori che lavorano per depressione, quindi non sono i classici ciclonici o a vortice che abbiamo già visto su questo canale con funzionamento, ma lavorano per depressione, quindi il motore va a creare una depressione all'interno della camera, il che fa creare un'aspirazione esterna dal tubo. Sono questi qua, è la nuova linea CAMVAC di RecoPower prodotta interamente in Inghilterra, quindi è fatta interamente da loro. Esistono sei tipi diversi di modelli che differenziano dal litraggio che hanno, quindi la loro grandezza, e dalla quantità di motori. Questi qua più piccoli hanno un motore, quindi capacità aspirante più bassa, o due motori, questo qui e quest'altro. Tra i due cambia il litraggio totale della camera, oppure sono quelli più grandi che hanno due motori o tre motori. I motori di questi aspiratori sono da 1000 watt l'uno, quindi noi possiamo scegliere nelle varie grandezza se lavorare con solo 1000 watt o 2000 watt di aspirazione. Questo comporta una differenza sia in bolletta, perché se dobbiamo aspirare poco non stiamo lavorando con 2000 watt ma solo con 1000 watt, e solo all'occorrenza possiamo accendere il secondo motore, e allunghiamo anche la vita dell'aspiratore stesso, perché possiamo accendere in modo alternato un motore o l'altro, quindi aumentiamo notevolmente la vita del motore stesso. Voglio ricordarvi il litraggio. Abbiamo il più piccolo che è da 36 litri, uno o due motori, quindi potete scegliere il modello che preferite, il 55 litri, che è questo qua che abbiamo di fianco, che ora apriamo per il montaggio, anche qua uno o due motori, poi c'è il 90 litri, che lo vedete qua a fianco, quindi cambia di dimensione come diametro, e abbiamo qua invece due motori o tre motori, e poi c'è il 200 litri che non ce l'ho in questo momento qua perché francamente in laboratorio non saprei dove metterlo. Mentre con tecnologia leggermente diversa, non è a camera chiusa ma ha un sacco sotto, c'è un suo fratello da parete, quindi si può fissare alla parete con sotto il suo sacco. Altra Importante. cosa importante di questi aspiratori qua, che lavorando per depressioni, noi possiamo andare a ridurre il diametro del tubo e avremo comunque una potenza costante, o meglio, al calare del tubo la potenza aspirante aumenta, perché lavorando a depressione questa qua aumenta. Non possiamo invece aumentare il diametro perché avremo una perdita di carico e quindi una inefficienza dell'aspiratore. Altra cosa interessantissima di questi modelli qua è che hanno già un doppio filtro, quindi sul motore montano un filtro in stoffa e un filtro in carta, quindi andiamo a microfiltrare l'aria aspirata che uscirà da queste due bocchette prima di rimetterle e metterla nell'ambiente in cui siamo noi. Sono ottimi per i piccoli laboratori perché, con un accessorio che dopo vi parlerò, è comodissimo da mettere dove vogliamo. Però questa parte qua ve lo spiego quando vi faccio vedere un suo accessorio che secondo me rende questo bidone aspiratuccioli il perfetto bidone sia per casa che per laboratorio, perché me lo porterei anche a casa io. Ma andiamo a vedere il contenuto della confezione. Noi nella confezione troviamo uno spezzone di tubo da, in questo caso, 2 metri, lo troviamo 2 metri sia per il piccolo che per quello un po' più grosso, quindi 36 e 55 litri, e più lungo invece per il 90 litri e 200 litri, la lunghezza. Ma andiamo più vicini e apriamo quello da 55, che è quello che troverete qui quando venite a trovarci. Come vi dicevo prima, abbiamo i due motori e abbiamo i due interruttori. Il coperchio che è ermetico ha tre clip,
scarpe, la parte interna. Questi sono i due motori che adesso ci appoggiamo sul tavolo e prepariamo per l'utilizzo. Quindi rimonteremo i suoi due filtri e svuoteremo la sacca interna. Nella sacca all'interno abbiamo un sacchetto, che è quello un microfiltro in più, le istruzioni, i sacchetti filtranti in carta da mettere sopra i motori e i sacchetti filtranti in stoffa da mettere sopra al motore, gli elastici per il fissaggio, l'attacco, quello per il tubo spiralato a tubo tondo, molto comodo perché crea un attacco migliore del nostro tubo, e il cavo di collegamento molto lungo in modo che possiamo portarlo in giro per il laboratorio con facilità senza dover staccare e attaccare la presa ogni volta. Ora vediamo la messa in opera di questo aspiratore. Abbiamo, come ho detto prima, il primo filtro in stoffa che sarà da montare al di sopra di questa parte qua. Prestare attenzione soltanto alle bave della plastica, è l'unica parte che potrebbe tagliarvi, quindi un attimo attenzione durante questo montaggio in quella parte lì. Una volta messo le due calze, i due sacchetti di stoffa, mettiamo il secondo stadio di filtro, che è quello in carta. Che verrà tenuto poi in posizione da un elastico. Perfetto, ora siamo pronti a iniziare. Volendo, possiamo mettere questo sacchetto in stoffa dentro nel bidone intorno. Adesso lo vediamo. Ora possiamo mettere il terzo stadio filtrante, per questo sacchetto in stoffa, montatelo bene che ci sia soltanto questa parte qua fuori in modo che il coperchio abbia un'ottima chiusura. Ora possiamo chiuderlo con i suoi tre gancini. Il sistema di aspiratori è anche notevolmente ecologico perché non abbiamo nessun tipo di sacchetto in plastica da dover buttare via. Infatti, a parte i due sacchetti, quelli in carta che raggiunto il suo massimo limite verranno buttati via, ma nel riciclo, i sacchetti, quelli in stoffa, possono essere lavati e riutilizzati. Di tutti gli accessori che il catalogo prevede per questi canvas, che sono veramente tanti, uno che secondo me è fondamentale è il kit ruote. Adesso vediamo come si monta e perché secondo me è fondamentale. Il montaggio è semplicissimo. Basta chiuderlo con le dita in modo che entra all'interno e, tenuto in posizione, basta svitare il dado. L'importanza delle ruote è appunto perché possiamo muoverlo e andarlo a riporre anche sotto a un tornio e avere l'aspirazione pronta per il suo utilizzo. Bene, vi ho detto tutto quello che c'è da dire su questi aspiratori. Come ho detto all'inizio, qualsiasi domanda è ben accetta. Vi risponderò o direttamente nei commenti, oppure, se volete, se me lo richiedete, vi farò dei video dedicati sulle parti più tecniche. Quindi grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo in un prossimo.